Est contro Ovest. Qual è la conference migliore? Chiedetelo ad un qualsiasi appassionato NBA e vi garantisco, ma proprio al 100%, che riceverete sempre la stessa risposta. L'Ovest è più forte. Si è parlato spesso, anche recentemente e piuttosto insistentemente, riguardo l'abolizione delle conference o comunque un reseeding 1-16 nei playoff, o comunque a metodi che facessero in modo che alle finals si scontrassero le due squadre più forti in NBA, indipendentemente dalla conference di appartenenza. Finora l'unico vero cambiamento, però, è avvenuto solamente a livello di All-Star Game, dove dal vecchio Est contro Ovest si è passati a due capitani che creano le squadre. Proviamo, nel nostro piccolo, ad affrontare il problema. Per farlo, però, occorre partire da qualche accenno storico doveroso. La NBA non è sempre stata Est contro Ovest. Nella prima stagione ufficiale, ovvero 1949-50, la NBA era organizzata in tre divisions, Eastern, Central e Western. Dalla stagione successiva la Central fu abolita e furono formate le Eastern Division e la Western Division. Questa struttura rimase invariata fino alla stagione 70-71, quando le squadre divennero 17 dalle precedenti 14 e la suddivisione divenne quella attuale, Eastern e Western Conference. Ogni conference era composta da due divisions, Atlantic e Central ad Est, Midwest e Pacific ad Ovest. Man mano che nuove squadre entravano nella Lega, le divisions sono diventate tre per conference fino ad arrivare alla struttura attuale. Ufficialmente, la squadra numero 30 entrò nella stagione 2004-2005. Dall'80-81 fino ad allora, le squadre furono sempre dispari. Prendiamo quindi come punto di partenza la stagione 2004-2005 per confrontarne le statistiche. Da quella stagione, e tralasciando l'ultima anomala stagione 2019-2020, le vittorie totali sommate delle squadre dell'Ovest sono state superiori in 14 delle 15 stagioni. L'unico anno in cui l'Est sconfisse l'Ovest fu il 2008-2009, in cui la somma totale delle vittorie dell'Est fu 621, quella dell'Ovest 609. Di media, le squadre dell'Ovest vincono circa 60 partite in più a stagione di quelle dell'Est, una cifra altissima. Se restringiamo il campo alle sole squadre da playoff, quindi le prime 8 ad Ovest e le prime 8 ad Est, scopriamo che il divario è ancora maggiore. L'Ovest primeggia in questa speciale statistica da 22 stagioni consecutive, ovvero dal 97-98 ad oggi. Ma c'è una statistica che va controcorrente ed è quella relativa ai titoli vinti. Dal 70-71 ad oggi, 26 titoli, 27 con quello Lakers dello scorso anno per l'Ovest e 23 per l'Est. Quindi, nonostante tutto, nella maggior parte dei casi le finals sono equilibrate. Magari non le più equilibrate che potrebbero esserci, magari non sempre, ma le statistiche ci dicono che dalla nascita delle conference i titoli sono più o meno pari tra Est ed Ovest. E quindi, come si possono leggere queste statistiche? Come mai l'Est riesce a vincere il titolo come l'Ovest, pur essendo molto meno competitivo? Qualcuno direbbe che le finals sono una storia a sé stante, che una volta raggiunte il record non conta più niente e tutto riparte da zero. In parte concordo, anche se personalmente ho un'altra lettura della questione. Le statistiche che abbiamo visto prima significano che ad Ovest ci sono semplicemente più squadre di alto livello rispetto all'Est, e questo lo si nota anche ai giorni nostri. Se ad Est siamo in grado di stabilire con concreta certezza quali possano essere le prime sei squadre del tabellone, Philadelphia, Milwaukee, Boston, Indiana, Brooklyn e Miami, nonostante la brutta partenza degli Heat, ad Ovest invece, fatta eccezione per Lakers e Clippers, non siamo in grado di capire chi possa ambire ai playoff, perlomeno ad un livello potenziale. Le squadre dalla 3 alla 12 sono tutte molto competitive ed ognuna di loro può inanellare una serie di vittorie che le portano ad agganciare il treno playoff. Se parliamo poi di talento a disposizione, non c'è paragone tra Ovest ed Est. Ad Ovest è più distribuito tra le franchigie, ad Est è più concentrato in quelle 5 o 6.
Nelle altre ad est ci sono giovani ancora inesplosi come Lavin, Sexton, Jeremy Grant, Julius Randle, lo stesso Trae Young, ma anche Pascal Siakam. Mentre ad ovest, l'ultima della pista, che sarebbero i Minnesota Timberwolves, avrebbero Russell e Karl-Anthony Towns, oltre a Rubio e Malik Beasley, ovvero due All-Star e due giocatori di grande spessore. Detto questo, credo che in questa specifica stagione le top 4 dell'Est si possano facilmente assestare dopo le due top dell'Ovest. Lakers e Clippers comandano, mi pare fuori da ogni dubbio, ma poi ci vedo Philadelphia, Milwaukee, Indiana e Boston, per non parlare di Brooklyn, che ancora non abbiamo visto praticamente, ma che come potenziale sarebbe molto vicino alle squadre di LA. Se l'All-Star Game fosse ancora Est contro Ovest, potremmo assistere ad una partitina non indifferente. Kyrie Irving, Harden, Durant, Giannis, Embiid, il quintetto dell'Est, con Tatum, Westbrook, Butler, Beal e Young pronti ad entrare, contro Doncic, Steph, Kawhi, LeBron ed Anthony Davis, con Paul George, Lillard, Jokic, Chris Paul e Donovan Mitchell pronti dalla panchina. Secondo voi, chi vincerebbe? Tornando però al discorso iniziale su Est ed Ovest, quali sono i pro e i contro di mantenere questa struttura? Pro è una struttura che favorisce la nascita di vere e proprie rivalità. Le rivalries tra Warriors e Rockets degli ultimi anni, o tra Lakers e Kings dei primi 2000, o tra Heat e Pacers degli anni lebroniani, probabilmente non sarebbero esistite. Così come la presumibile futura rivalità tra Sixers e Celtics, le due squadre più futuribili della Eastern al momento, o quella tra Pistons e Pacers che portò al Malice at the Palace nel 2004. I contro? Non hai la garanzia che a giocarsi il titolo siano le due squadre migliori in assoluto. E per questo sono sempre più insistenti le voci di una riforma della NBA per arrivare ad avere dei playoff congiunti nel formato 1-16 in base al record complessivo di regular season, senza contare la differenza tra West ed East. Con questa riforma non si potrebbe più dire, ad esempio, che LeBron è arrivato 8 volte alle finals consecutivamente perché giocava ad Est. Io personalmente non sono in grado di dire cosa sia meglio o cosa sia peggio da un punto di vista dello spettacolo. Pensare ad una NBA dei primi 2000 senza la rivalità Lakers-Kings o senza la rivalità Pacers-Pistons mi creerebbe un vuoto non indifferente, tanto quanto mi avrebbe fatto godere immaginarmi un Lakers-Kings alle Finals NBA piuttosto che un Lakers-Nets totalmente impari. Ditemi la vostra. Preferireste una struttura playoff mista o preferireste continuare così? Per il momento la chiudo qui, vi saluto, vi ringrazio e ci vediamo alla prossima, sempre qui su NBA Revival Zone. Un saluto, il Franz.